A seguito dell'articolo uscito ieri sul Secolo, siamo preoccupati per la situazione dello scalo, perché abbiamo un'attività di rilevanza nazionale, perché siamo sicuramente nelle prime 5 scuole vele per numeri a livello italiano, per cui l'uso dello scalo per noi è necessario. Abbiamo 70 bambini al mattino e 30 ragazzi al pomeriggio, quindi siamo una realtà molto importante su Imperia. Abbiamo letto dai giornali, abbiamo avuto anche un riscontro dall'amministrazione nella parte politica che si stanno muovendo. Siamo in contatto con la Porto d'Imperia, dovremmo entrare in contatto con la Capitaneria per cercare di trovare una soluzione a questa situazione. Ribadiamo il fatto che siamo una società senza scopo di lucro, dove tutti siamo volontari, stiamo cercando di portare avanti appunto il nostro ruolo istituzionale, che è quello di promozione dello sport della vela, che è uno sport che comunque fa parte della nostra terra, che comunque siamo una città di costa, stiamo cercando di portare avanti quello che è il nostro ruolo istituzionale di promulgare lo sport che è legato alla nostra terra, soprattutto legato anche alle future attività che faremo, che nel breve, a dicembre, organizzeremo nuovamente l'Imperia Winter Regatta, una regatta che comunque conta sulle 600-700 persone che arrivano da tutto il mondo. Mi ricordo le edizioni passate dove arrivavano dall'Australia, dalla Cina, dal Brasile, e questo dove comunque a livello nazionale abbiamo ragazzi della nostra squadra agonistica che vanno in giro per tutta Italia a fare regate e anche in tutta Europa. Vorrei porre anche l'attenzione sul fatto che comunque noi spesso ospitiamo squadre agonistiche straniere provenienti dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Svizzera, dall'Austria, che vengono e si appoggiano a noi per poter fare attività agonistica invernale. Questo a promozione della nostra città, che comunque ha sia attraverso la regata sia attraverso appunto ospitando queste squadre agonistiche, portiamo veramente il nome di Imperia in tutto il mondo.